Arrivati, pagina 453, Tancredi Gismunda. Il nostro re ci ha dato oggi un argomento penoso da trattare. Se pensiamo che è venuti qui per gioire, dobbiamo raccontare la cena altrui, le quali non possono essere raccontate senza muovere a compassione chi racconta o chi ascolta. Forse l'ha fatto per stemperare in parte il piacere dei giorni passati, ma qualunque motivo l'abbia spinto, e poiché non spetta a me cambiare i suoi desideri, vi racconterò di un avvenimento pietoso, anzi sventurato e degno delle nostre lacrime. Tancredi, principe di Salerno, sarebbe stato un signore molto umano e di natura benevola se nella sua vecchiaia non si fosse macchiato le mani con il sangue di due innamorati. In tutta la sua vita aveva avuto una sola figlia e sarebbe stato più felice se non l'avesse avuta. Era stata amata tanto teneramente quanto nessun'altra figlia lo era mai stata dal padre. E proprio per questo tenero affetto, sebbene da diversi anni avesse superato l'età in cui avrebbe dovuto sposarsi, non riuscendo lui a sopportare l'idea che potesse allontanarsi, non si decideva a maritarla. Tuttavia, alla fine la concesse a un figlio del duca di Capua, col quale lei dimorò poco tempo, rimase vedova e tornò dal padre. Di viso e di corpo era più bella di quanto nessun'altra donna lo fosse mai stata, ed era giovane, vigorosa e saggia più di quanto non si richiedesse normalmente a una donna. Viveva con il suo tenero padre come una gran signora, fra molte raffinatezze. E vedendo che il padre, per l'amore che provava per lei, non si preoccupava di sposarla di nuovo, né a lei sembrava opportuno chiederglielo ancora, pensò di preoccuparsi segretamente, se le fosse stato possibile, un amante degno di lei. Vedeva molti uomini frequentare la corte del padre, nobili o meno, come succede nelle corti, ed osservando le maniere e le abitudini di molti di loro, cominciò a piacergli più di chiunque altro un giovane valletto di suo padre, che si chiamava Guiscardo, uomo di umili origini, ma nobile nell'animo e nei modi. Lo vedeva spesso e ogni giorno apprezzava sempre di più i suoi modi, finché si accese in lei una passione ardente. E il giovane, che non era uno sciocco, se n'era accorto e l'aveva accolta nel suo cuore con tale forza da non riuscire più a pensare ad altro. Amandosi così segretamente l'un l'altro, la giovane donna non aveva altro desiderio che stare con lui, e per fargli sapere in che modo, non volendo confidarsi con nessuno, si ingegnò per trovare un mezzo. Gli scrisse una lettera in cui le diceva cosa avrebbe dovuto fare il giorno dopo per stare con lei. Poi mise questa lettera nell'interno di una canna cava e diede la canna a Guiscardo, il quale comprese bene ciò che doveva fare e, più contento che mai, si accinse a recarsi da lei nel modo che gli aveva indicato. Vicino al palazzo del principe c'era una grotta all'interno della montagna, esistente da moltissimi anni, che si apriva all'esterno attraverso uno spiraglio scavato artificialmente, ricoperto nel tempo dai rovi e dalle erbe che vi erano cresciute. Questa grotta collegava attraverso una lunga scala a una delle stanze del pian terreno del palazzo che la donna occupava, chiusa da una robusta porta. Questa scala non era stata usata da moltissimo tempo e nessuno se ne ricordava, ma l'amore, a cui nulla può essere nascosto, riportò il ricordo nella mente della donna innamorata, la quale, affinché nessuno se ne accorgesse, si impegnò faticosamente per molti giorni prima di riuscire ad aprire l'uscio. Una volta aperto, discese nella grotta e, vedendo lo spiraglio, aveva fatto sapere a Guiscardo come raggiungere il passaggio, del quale aveva indicato l'altezza dall'apertura al suolo. E così, mentre Tancredi dormiva, Gismunda, che quel giorno aveva per caso mandato a chiamare Guiscardo, entrò silenziosamente nella camera. La chiuse senza accorgersi che c'era qualcuno e aprì la porta a Guiscardo che stava aspettando. Mentre scherzavano e si sollazzavano, Tancredi si svegliò e udì e vide quello che facevano Guiscardo e la figlia. Oltremodo, amareggiato per questo, avrebbe voluto per prima cosa urlare, ma poi decise di stare zitto e di rimanere nascosto, sempre che gli fosse riuscito di farlo, per poter compiere con maggior cautela e minor vergogna
ciò che già gli era venuto in mente di fare. I due amanti rimasero a lungo insieme, come loro abitudine, senza accorgersi di Tancredi, e si separarono solo quando parve loro. Tancredi, amareggiato a morte, continuò a non credere ai suoi occhi, finché un pensiero gli parve alla mente. Per suo ordine, la notte seguente, mentre usciva dallo spiraglio, Guiscardo fu fatto prigioniero da un guardiano del principe e condotto di nascosto da Tancredi. Allora Tancredi ordinò che fosse imprigionato segretamente in una stanza del castello, e così fu fatto. Il principe conosceva la grandezza d'animo di sua figlia, ma non credeva che fosse così fermamente decisa a fare ciò che le sue parole dicevano. Per cui, lasciandola e avendo scartato l'idea di inferire su di lei, pensò di raffreddare il suo ardente amore con il sangue altrui e ordinò ai due guardiani di Guiscardo di strangolarlo la notte seguente senza far rumore e che gli strappassero il cuore e glielo pertassero, cosa che fecero come loro comandato. Il giorno dopo il principe si fece portare una grande e bella coppa d'oro con dentro il cuore di Guiscardo e molto segretamente, tramite un suo familiare, la fece recapitare alla figliola con l'ordine di dire queste parole: tuo padre ti manda questo per consolarti per la cosa che ami di più, così come tu l'hai consolato per la cosa che lui amava di più. Gismunda, una volta ricevuto il dono del padre, prese erbe e radici velenose, le distillò e, sciolte in acqua, preparò una pozione velenosa. Vide il cuore e lo avvicinò alla bocca e lo baciò. E poi disse: in ogni cosa ho trovato l'amore del mio tenerissimo padre, perfino ora più che mai, in questo momento che segna la fine della mia vita. Perciò portagli gli ultimi ringraziamenti che gli devo per questo dono così grande. Si chinò sulla coppa e, gemendo, cominciò a versare tante lacrime e baciò il cuore morto un'infinità di volte. La sua damigella, che le stava a fianco, non capiva cosa fosse questo cuore o cosa significassero queste parole, ma sopraffatta dalla compassione, pianse e pietosamente chiese invano la causa delle sue lacrime e cercò di consolarla quanto meglio sapeva e poteva fare. Si fece dare il vasetto in cui c'era l'acqua che aveva preparato prima. E dopo aver versato quest'acqua nel calice dove il cuore era stato lavato dalle sue abbondanti lacrime, la portò senza timore alla sua bocca, la bevve tutta e dopo averla bevuta salì sul letto con la coppa in mano, compose il suo corpo quanto meglio poteva ed accostò al suo cuore quello dell'amante morto e senza nulla dire attese la morte. La sua damigella, avendo visto e udito queste cose, pur non sapendo che acqua fosse quella che aveva bevuto, aveva mandato a dire ogni cosa a Tancredi, il quale, temendo ciò che sarebbe accaduto, scese rapidamente nella stanza della figlia. Vi giunse nel momento in cui lei si era distesa sul letto e, troppo tardi ormai, cercò di confortarla con dolci parole e, vedendo lo stato in cui si trovava, cominciò a piangere dolorosamente. La figlia rivolse il suo ultimo desiderio al padre: dato che non hai voluto che io amassi di nascosto Guiscardo, come ultimo dono, concedimi che il mio corpo sia pubblicamente sepolto con il suo, ovunque tu l'abbia fatto buttare dopo la sua morte. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Thank you.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight. Oh, love grew, she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. Ma state la caschina dritta, siete efficienti!